Oggi vi facciamo vedere un bellissimo posto, la spiaggia di Punta Crena. Tu non puoi venire. Dai. Dai. Siamo finalmente arrivati a Varigotti. Non ha senso, pensa che ci siano ladri ovunque. Siamo appena arrivati a Varigotti, che è il posto dove si trova appunto la spiaggia Punta Crena. E Varigotti, oltre ad avere belle spiagge, comunque è un paesino davvero carino da visitare nel caso foste in questa zona. Prima di farvela vedere, no vabbè, prima ve la faccio vedere e poi andiamo a prendere il caffè. Oggi l'acqua c'è un colore eccezionale, guarda dietro. È a dir poco strepitosa. Sta un pochino di Sardegna, dai. Stiamo andando a Punta Crena. Allora, stiamo andando a Punta Crena. Si è capito che stiamo andando a Punta Crena? Comunque, Punta Crena. Stiamo andando in un posto molto molto bello, che pochi conoscono perché è un po' difficile da trovare. Volevo soltanto spiegarvi un pochino come ci si arriva in quella spiaggia dove vi porteremo, perché tra un po' metterò il case impermeabile all'action cam e quindi non potrò più parlare, per vostra fortuna non potrò dire più niente. In quella spiaggia ci si arriva in due modi. La prima è attraverso una paratia, una strapiombo sul mare lì in fondo, e calarsi giù da una corda che è fissata alla parete. E la seconda è quella che vi mostreremo noi oggi attraverso il mare, passando esattamente dalla scogliera dove ci troviamo adesso. Oppure, se uno è ricco, va in barca. Se avete la possibilità di noleggiare barca o avete il vostro yacht privato, ci arrivate con la barca davanti e vedrete un bellissimo panorama. È una spiaggia un po' diversa da quelle che in genere si vedono in Liguria, perché è una baia scavata completamente all'interno della roccia. Andiamo a vederla insieme, dai. Questa è Varigotti. Questa è mia moglie. E noi andiamo lì.
abbiamo finito la giornata. Vi abbiamo fatto vedere come arrivare a Punta Crena. Spero che vi siano piaciute queste immagini. Amore, te l'ho spazzato per terra. Toglila.